Tra i tanti bal di giovanotti che quest'anno vestiranno i colori dell'Airbus a Termoli, ce n'è uno che già possiamo definire non proprio veterano, ma comunque già che conosce l'ambiente, ed è Gaston Fredes, che appunto vedete qui davanti, argentino di origine, ma che parla bene l'italiano, si trova bene anche perché siamo un popolo latino anche noi, quindi tutto sommato le nostre prerogative sono le stesse. Allora, Gaston, cosa ti sembra quest'anno a differenza dello scorso anno? C'è del miglioramento, vedo, no? Eh sì, quest'anno, come hai detto te, siamo pieni di giovani, tutta una squadra con tantissima voglia e per questo, all'essere tutti giovani, vogliamo fare bene, vogliamo, come dire, Migliorare, dai, migliorare. chiamare la città a Certo. supportare a noi, anche per questo, di dire ai giovani di venire al palazzetto, di Di questo, sostenere sì, tutta la squadra sostenere come la sempre. città. Senti, Gaston, a differenza dello scorso anno che c'è stato un inizio abbastanza da incubo, perché se ricordiamo bene, le prime partite non sono andate bene, ma del resto poi eravate quasi tutti nuovi, dovevate andare avanti. Quest'anno come vedi la situazione? Migliore di quell'inizio della stagione scorsa? Già che tu sei qui appunto allenandoti già da quasi un mese più, già comunque hai cominciato a conoscere anche i nuovi compagni di squadra, quelli che già c'erano come Silvio, come Claudio, Claudio e sì. come anche del Massimiliano. Ecco, questi sono i veterani, quelli tra virgolette come te, ma quelli nuovi che diciamo ti fanno pensare che possiamo cominciare un po' meglio per lo scorso anno? Sì, quest'anno si è formato subito un bel gruppo di ragazzi e niente, siamo pronti per questo inizio, la domenica, se vogliamo fare bene e pensiamo che possiamo farlo perché veramente siamo tutti giovani con una bella capacità di talento e di gioco e siamo pronti per questo e vogliamo migliorare pertanto quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Domenica poi vi attende subito un incontro di quelli definiti tosti, Sì. perché arriva la Pescara Basket che vuole vincere il campionato, quindi maggior ragione gli stimoli ci sono per far bene, insomma. Sì, anche bello iniziare così con un bel test, con due belli test perché dopo abbiamo il Magic Chieti Vabbè, insomma, che pure vuole non mi fate vincere. mancare niente, insomma. No, ma noi pensiamo che pure è buono cominciare Certo. così per sapere dove siamo, come siamo pronti e da dove dobbiamo cominciare a lavorare dopo questa domenica. Senti, Vito Consoli, il coach, come si è presentato con voi? Un tecnico che vi ha subito creato empatia? Sì, lui per fortuna ha capito, vabbè, ha lavorato pure tanti anni con i giovani e ha capito che dobbiamo fare un gruppo, che già lo abbiamo fatto e stiamo lavorando su questo, tanti allenamenti, molta intensità, correre e niente, a questo. La società vi sostiene in tutto e per Sì, tutto? come sempre, Come sempre. sempre, già dall'anno scorso che stanno presenti in tutto. Benissimo. Gaston, in bocca al lupo naturalmente, che i risultati e le soddisfazioni vi arridano perché ve lo meritate, anche perché voi state qui, siete diciamo lontani da casa, insomma almeno l'armonia della squadra, della società, che possa essere per voi anche come una famiglia, insomma. Sì, cioè alla fine noi veniamo a fare questo e per fortuna già questo è il mio secondo anno, ho trovato una Certo. seconda famiglia pure, se Bene. si può dire così. Sotto questo punto di vista il Molise Termoli non si fa dire male, No, 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 no. d'altronde. In bocca al Tutto, lupo, grazie Gaston, in mille, bocca al lupo. grazie mille. Ciao.